sparare! Non sparare! Posso pagare! Le merci sono tue! Prendi le merci! Tranquillo, siamo noi! Bel lavoro, Artyom! Artyom, tutta la squadra è salva! Ottimo lavoro! Non è andata in modo del tutto pacifico. Siete tutti pronti a partire? Troppo tardi se non lo siete. Non c'è tempo da perdere. Buona fortuna, ragazzi. Spero che il vento vi sia favorevole e che le acque siano calde. Artyom, fai attenzione. Speriamo che la fortuna ci assista. Venti favorevoli. Evviva! Tutti ai loro posti, leviamo l'ancora. Ci porteremo a metà strada. Poi aspetteremo tra le canne fino alle 4 di mattina. Dobbiamo arrivare presto, quando la nebbia è fitta e sono ancora tutti mezzi addormentati dopo la preghiera del mattino. Artyom, Duke, ci stiamo avvicinando. Ecco, vedi quel fuoco là in cima? Quello è il posto di comando. O meglio, era. Ora è un tempio. In alto, per avvicinarsi a Dio. È lì che devi andare. Io mi occupo di distrarre le guardie. Tu arriva! Prendi la corda! Pronto! Ehi, marinaio! Cosa hai fatto alla pianta? E ora cosa venderai? Molto divertente! Sei pronto, Artyom? Andiamo! Chi arriva per primo vince! In bocca al lupo! Chi è arrivato? Ti servi di sa? Non hai sentito il sermone del mattino? Beh, ecco. Un giorno ti manderanno a combattere i tempi. Ma è troppo presto. Dimmi cosa ha detto. No, d'accordo. È arrivato un eretico durante il sermone. I nostri uomini si sono precipitati per salvare il Santo Padre. L'eretico li ha uccisi quasi tutti. Dicono che abbia risparmiato chi si è arreso, ma ha massacrato la gente comune che non aveva mai preso in mano un'arma nella sua vita. Ha ucciso un gruppo che cantava a giro. È una bestia, non per non
tornò. Lo sapevi? È tornato. Quelli i Pierilli avevano promesso di eliminare tutti i demoni. Impossibile fare il ritorno. Chiedi a chi vuole. Erano stati catturati dai pagani. Ma un eretico, uno di quelli buoni, li ha liberati. La gente racconta qualsiasi cosa pur di non andare. No, non è così. È tornato. Ha sollevato un polverone in chiesa e alla fine ha ottenuto ciò che voleva. E ora saremo noi, non Simon, a pregare per quell'eretico. Hai capito? Oh, santo cielo. Per un eretico. Però farebbe piacere al Signore, quel Simon. E poi? Poi si è fatto il segno della croce. Ha baciato l'altare ed è tornato da dove era venuto. Dai demoni. Già. E Kirill? Sarà lui a condurre la preghiera. Padre Silantius ha annullato la sua punizione. Sì, non tutti sono creati allo stesso modo. Dio salvi l'anima di Simon. C'è in quel passaggio, fratello. Cosa sta? L'ho visto qui, sono sicuro. Allora, fratello, cos'è? No, perché dovrebbe esserci qualcosa? Bene, Ameiurus sia lodato. Ci dovessimo dimostrare il tempo.
c'è niente. Molto meglio così. Sei stato sicuro? Ancora meglio. Thank you.
passare senza farti vedere da qui, capro. La terra venne ridotta in cenere. I mari bollirono e le persone si trasformarono in noi. Ma il nostro santuario rimase intatto. E vivo nel fedele. E il Signore, con la tua pietà e saggezza, ti ha scelto uno che porta il nome. Così parla il Signore. Io sarò con voi. E vi terrò al sicuro, a condizione che la vostra devozione sia sincera e che vi inneggiate la tecnologia satanica! La linea del diavolo! E ancora, rinnegate l'inganno di Satana, quello che viene chiamato corrente elettrica! Il dono maledetto che il nemico ha dato agli occhi per illudermi di essere superiori alla vergogna, superiori a Dio e addirittura più potenti di lui, lo rinnegheremo. Amen, figli miei! La corrente elettrica è la tentazione di Satana, il suo veleno, coloro che saranno ammessi nelle parole coloro che non vengono contaminati dalla tua corruzione per ancora farsi passare dal grande Ameiurus. Gloria a Ameiurus! Non dobbiamo avere paura di niente. Coloro che non vorranno attaccare il nostro santuario, anche se si presenteranno con i loro cavalli di ferro che puzzano di olio bruciato per irradiarsi con la loro luce elettrica, noi non esiteremo. Prepariamoci ad affrontarli. Si avanza la nostra gloria. Uccideteli!